fra qualche minuto, ma 5-6 minuti, sarà consegnata la busta dell'offerta Montemuri Rosato, dove sarà rispettato il regolamento, quello che prevede il regolamento per l'asta. Questa è la prima. La seconda, con questa mia azione, perché io in questo momento esco di scena perché la mia missione è compiuta, con questa mia azione ho fatto sì che quelli che mercoledì andata a vuoto l'asta, se fosse andata a vuoto, si sarebbero presentati almeno due per acquistare con un piatto di lenticchie il Bari. Ebbene, con questa mia, come devo dire, intrusione, è chiaro, quantomeno accettata da Montemurro, e Rosati, abbiamo evitato che il Bari finisse agli speculatori. Perfetto. Dottor Vasile, ma in questa squadra, in questa rosa di imprenditori, ci sono altri nomi oltre a quelli di Rosati e di Montemurro? Da mercoledì prossimo tutti gli incontri di questi di chi vorrà entrare le posso preannunciare senza ombra di smentita che la quota per partecipare a questa operazione che Montemurro e Rosati per le nuove entrate non sarà inferiore ai 250.000 euro. Ci conferma che stasera Rosati e Montemurro saranno allo stadio? Ma è matematico, ma sta scherzando. Io probabilmente non ci sarò nonostante ho i biglietti, perché la mia missione è finita qui, oggi, al momento in cui presento la busta, io me la vedrò in televisione, a parte nonostante i biglietti. Ovviamente, dottor Vasile, speriamo in una vittoria. Quindi ci ha dato questa conferma. Domani la S Bari 1908 ci sarà all'asta. E questo mi riempie di gioia.